non so quello, non lo non cazzo qua. Chiama Antonio. Antonio! Non c'è segnale. C'è segnale? Sulla pagina non è. Perché non so. No, ma è... Aspetta, sono per mezzo. Non sono per mezzo. Se mi vicino... No, no, non riescono a vedersi. Mi sembra strano. Ah, si vede, basta. No, perché per me... Ti prego la parte. No, 10 con gli altri, ti ho conosciuto, che stiamo assaggiando. Comunque è inserato anche lui. Ma sono gli altri che vuoi sono degli altri che sono in aspetta negli ultimi 3 minuti a collegare. No, perché ha problemi loro, perché di regola da noi 10 minuti prima noi abbiamo dovuto fare la presentazione della squadra dal campo dietro, quindi 10 minuti prima già era ogni presentazione. Ma è in ritardo. Sì, ed è in ritardo però. Secondo. No, va bene, va bene. Sanno che c'è la... Vado a staccare ancora il cavo del computer, devi dire, ho dovuto mandare una mail. Se non chiama di solo, perché se non viene a portare il salame questa sera ti ammazza, ti ammazza. Ancora non è collegato, adesso va. Ora sì. Vedi quando si è collegati così lui inizia a parlare.
Buonasera a tutti, siamo collegati con l'Handball Arena di Leno per il match della seconda giornata del campionato femminile di A1 Beretta tra Leno e AC Lifestyle Erice. Ci sarà qui con me oggi Norbert, General Manager e Patron dell'AC Lifestyle Erice. Ciao Stefano, buonasera a tutti. Adesso siamo pronti per la lettura delle formazioni. Oggi è una partita importante, penso che sia per tutte e due le squadre, possiamo definirla quasi un derby, eh? Che ne pensi Stefano? Sì, assolutamente quasi un derby considerando i vari ex, tu in primis. io gioco a casa veramente. Allenatore, tre giocatrici ex, sì, c'è Milenko, ricordo Milenko Krijalić che ha giocato 7 anni, è stato allenatore di questa fantastica società, anche perché mi lega molto un rapporto di grande stima, ma più che stima di grandissima amicizia con il presidente Bravi Antonio e naturalmente con il coach Giovanni Bravi. E poi c'è l'Alosio, che sai che è di Leno proprio. Esattamente. La Tisato e la Burgio, che l'anno scorso erano in forza con il Leno. Sì, sì. Quindi è un derby veramente, veramente un derby. Due ex fresche, una ragazza cresciuta qui, quindi direi che... Penso che la sentiranno la partita, ma anche le ragazze del Leno penso che la sentiranno molto questa partita. Adesso aspettiamo la presentazione delle squadre. Infatti applausi per Tisato anche da parte delle ex compagne di squadra. È bello questo. La Costanzo aveva avuto un infortunio, mi sembra la prima partita di campionato, ha recuperato, sì, a quanto sì, pare ha recuperato, perché penso che sia in campo, vedo che c'è una fasciatura, quindi penso che però farà parte della partita. Non al meglio, ma si farà parte della partita sicuramente. Devo dire che il Leno quest'anno ancora non ha avuto la possibilità di avere la straniera, così come praticamente voglio ricordare l'Ariosto Ferrara, anche noi come Handball Erice siamo bloccati fino a quando si sbloccherà questa situazione del Montenegro e delle altre nazioni che sono in lista nera così definita, quindi le prime partite sì, saranno un po' tutte da vedere. Un'emergenza Covid che sicuramente dà problemi sia per i tifosi che non possono entrare adesso, sia per appunto queste questioni legate a giocatrici che non possono arrivare in Italia. Sono purtroppo D'accordo con te, ma ormai speriamo che ormai con la federazione si abbia data la possibilità nelle varie regioni dove si può già iniziare ad avere un minimo almeno di pubblico, in modo tale che insomma l'importante è iniziare a riportare quasi alla normalità la situazione e convivere con questa, con questo benedetto Covid che insomma ci sta un po' dando un po' troppo fastidio, ecco. Però la vita continua, quindi lo sport è vita, dobbiamo fare in modo che avvenga e che si continui, quantomeno che ci sia quasi la normalità, ecco. Speriamo di tornare alla normalità, se lo meritano le ragazze sicuramente, con un po' di tifo sarà sicuramente un'atmosfera diversa. Certo, questo sì. Dai, ormai sono le prime, dovremmo... Speriamo che migliori, che anche Leno se lo merita, anche perché con il palazzetto nuovo, con gli sforzi fatti naturalmente dalla società, dal presidente Antonio Bravi e da tutto lo staff che ci stanno mettendo anche loro come al solito tanto, perché ricordiamo che Leno al di là della 1 femminile è anche impegnato con la 2 maschile, quindi una società di sicuramente di grande importanza ed è veramente bello per tutto il movimento della pallamano italiana. Sicuramente sì, siamo pronti, presentazioni fatte, le ragazze si caricano. Pronte a partire, gli arbitri sono pronti, palla sarà del Leno, la prima palla. Sì, esatto, primo possesso del Leno.
forse no. Sì, dovrebbe partire, parte il Leno con la Costanzo in campo, come dicevamo, sì, quindi esatto, deve aver recuperato anche per te. Poi voglio ricordare che la Costanzo e la Ramazzotti sono due ragazze che ho portato a Leno e sono ben felice che rappresentano oggi una colonna portante di questa squadra. Esatto, sicuramente sì, veramente due colonne portanti. Prima partita per San Andreani da terzino, che di solito gioca pivot. Sì, sì, so che il nazionale viene anche utilizzato, esatto, a pivot. Ma è un problema del Leno quello, che per ora, di non avere terzini puri, quindi dovranno molto giocare nel movimento. Esatto. No, appunto il primo possesso per il Leno, che prova il giro palla. Cerca la Costanzo di entrare, prende un fallo di 9 metri. Difesa chiude, fallo da 9. Cercano di girare palla veloce il Leno per trovare dei varchi all'interno, cercando di fare degli incroci, degli inserimenti, ma Prekojic, Andreani adesso. Kojic ancora col giro palla veloce, però Andreani un'imbucata. 7 metri, difesa in aria. Esatto. Bella palla portata al pivot. Ottima Andreani, che gli ha servito un ottimo pallone al pivot, che si era trovato da solo in mezzo a due, la difesa in aria, quindi rigore, doveva la... Dai 7 metri subito Costanzo con le finte e trova il gol dell'1-0 in vantaggio il Leno dopo un minuto e mezzo. 1-0 per la squadra di casa. Il primo attacco adesso per le siciliane, che provano subito a penetrare e trova un altro metri, fallo, esatto, ancora rigore. La Kernic finta un passaggio, si insinua in mezzo alla difesa e prende un rigore. Ha preso una bella culata la... Sì, esatto, sembra un po' dolorante, speriamo niente, sì, di grave, sembrerebbe niente di grave. Kernic contro Ramazzotti. È andata giù, apre male, ma va bene. Kernic senza finta, parata, grandissima parata di Ramazzotti. Grande parata della Ramazzotti. Come ti dicevo, è colonna portante del Leno come portiere, è un portiere che fa sempre delle ottime prestazioni, difficilmente fa partite, diciamo, non ha un'ottima percentuale di parate su ogni partita. Sì, sì, assolutamente, anche l'anno scorso quasi sempre una delle migliori in campo Ramazzotti, e quest'anno nelle prime due la prima partita e nell'inizio di questa sembra essere sulla stessa lunghezza d'onda. Vediamo ancora adesso l'attacco del Leno, sempre con Costanzo, che trova un grandissimo Costanzo. Gol di Costanzo. 2-0 per Leno, mentre prova adesso Erice a penetrare, e un altro fallo, cartellino giallo. 7 metri di nuovo. Cartellino giallo per Pedrotti e ancora un rigore. 7 metri, il Benincasi capitano era andata da sola, ha subito un fallo sui 7. Va alla battuta la Barreiro. Cambia la rigorista, Barreiro con le finte e la mette dentro. Ottimo rigore tirato dalla Barreiro, riparte il Leno. Ottimo impatto per la partita del Leno, che è partito forte. Andiamo ancora il solito giro palla, adesso un po' più lento. Sempre Kojic, Costanzo, Andreani cerca un'imbucata. Fallo da 9, l'Alosio chiude bene sull'inserimento da parte del terzino del Leno. Con Andreani, Kojic prova centralmente a trovare un varco. Passi, fischiato dal direttore di gara, parte il contropiede sulla Barreiro. Barreiro da sola, va da sola. Ha chiuso bene il Leno, riparte l'attacco della C Lifestyle Handball Erice. Ricordiamoci che la 1 femminile gioca sotto il segno della Beretta. Esatto, che quest'anno ha dato un grosso contributo al movimento e al campionato, quindi è giusto ricordarlo. Andiamo adesso. Incrocia la Kernic, va la Kernic, arriva la Benincase, di nuovo prende nuovamente un 7 metri, dove si fa nuovamente fallo. Kojic. La difesa del Leno si trova un po' in difficoltà sugli inserimenti da parte dei terzini quando incrociano e si inseriscono verso la, sono un po' in ritardo e quindi
chiudono in ritardo e quindi sono costretti a commettere. Torna Barreiro ancora con le finte. Barreiro trova anche questa volta il gol. Pareggio della Cilestai-Lerice. 2 su 2 della Barreiro, che riporta in equilibrio l'incontro. Riparte velocemente Leno. Ancora Andreani, prova un'imbucata per Pedrotti. Palla quasi persa, un fallo da 9 metri. Cercava di trovare il pivot, gli è scappata, c'è stato un po' di confusione, aveva quasi perso la palla, ma gli arbitri hanno fischiato 9 metri. Riparte il Leno dai 9 metri. Sempre Kojic, Costanzo, solito giro palla. Provano a cercare un varco le giocatrici di Bravi. Ancora Andreani col passaggio per Pedrotti. 7 metri, di nuovo il pivot. Nuovamente servito il pivot, ammonita la Put. Nuovamente servito il pivot Andreas, molto bene dietro sopra la difesa. Sono due volte che azione, lo schema funziona, azione fotocopia. Si trova in difficoltà in difesa. Sì, praticamente azione fotocopia quella di prima, ancora Costanzo sul dischetto, senza finte questa volta, e nuovamente trova ancora il gol. Mette dentro nuovamente la Costanzo. Riparte la Lifestyle Erice, ancora con un'azione molto veloce. E gol della Puz, che trova l'angolo alto sulla destra della Ramazzotti e rimette in equilibrio l'incontro. Ancora Kojic, sempre per Andreani, provano a duettare le giocatrici di Leno. Adesso rallentano un po' l'azione, prendono fiato. Primo gol fatto senza rigori, esatto, 5 rigori già, ritmi alti, ma gol solo su rigore quasi. Adesso la difesa della Cilestai-Lerice con una 5-1 con l'uomo, più che altro marcamento a uomo, tagliando fuori dal gioco la Costanzo. Pallo netto dell'ala che la mette, la Iacovello non ci arriva e torna in vantaggio il Leno. Ottima giocata di De Mar, che sì, che con un pallonetto da sola la Kernic, nuovamente parata, di nuovo la Kernic da sola tu per tu con la Ramazzotti, si fa parare il tiro, sì, riparte veloce, fa passi la Costanzo e viene fischiato un fallo, peccato, occasione per il Leno per portarsi a più due, invece passi e palla la Cilestai-Lerice. Errore della Kernic a tu per tu con la Ramazzotti, grande parata. Sì, esatto, una partita nella partita tra Kernic e Ramazzotti, potrebbe essere un bel duello per tutto il match. Ramazzotti è sicuramente in partita, è partita forte anche lei. Ancora da sola la Benincase, incrocia 1-2 con la Kernic e si infila da sola, questa volta beffa la Ramazzotti alla sinistra. Sempre risultato in parità. Sfondo da parte del Leno, palla alla Cilestai-Lerice che parte il contropiede. La Barreiro prende la palla, Barreiro prende un fallo da 9 metri. Grande contropiede lanciato dalla Iacovello, millimetrico. Sì, sono già in due o tre circostanze che la Iacovello con questi passaggi lunghi riesce a mettere in difficoltà la difesa di Leno. Sì, Leno è riuscito però a chiudere bene, è riuscito a coprire. Gira la palla in Leno, parte la Puzza, arriva la Benincase, fallo, un fallo, ecco, vede il fallo sulla Coppola, è stata trattenuta su un passaggio al pivot. Possesso ancora per la Cilestai-Lerice. Va la Kernic, brava la Coppola che mette un pallone sopra la testa della Ramazzotti. Il Leno passa, la Cilestai-Lerice passa a condurre. Gira la palla di nuovo. Niente da fare, il Leno tenta dall'ala, brutto tiro, forse è scivolata la palla alla Turrina. Sì, e riparte, e riparte di nuovo la Handball Erice con la Kernic, Benincase, va da sola, arriva la Puz. Chiedono passi dalla panchina del Leno, gli arbitri non lo vedono. Sì, continua ancora adesso il giro palla della Cilestai-Lerice. Gira la palla lenta adesso la Cilestai-Lerice. Incrocia con la Barreiro, da sola la Barreiro. Nessun fallo. Niente, non fischia niente, c'è il contropiede preso dalla Iacovello. Intercetta il portiere fuori dai pali. Va la Coppola, prende un fallo
prende la munizione la Costanzo. Stava ripartendo in seconda fase, è stata bloccata e giustamente l'arbitro ha ammonito. Sì, ricordiamo il risultato, 5-4 per le ospiti dopo 10 minuti di partita, e possesso sempre per le neroverdi, che cercano adesso con Körnig di trovare un varco. Putz da sola per in casa, prende un fallo da 9 metri, era la difesa, aveva già chiuso, c'era un incrocio, si era allargata la Benincasa e si era trovata nella zona del terzino. Adesso parte con incrocio con la Körnig, che va da sola, finta da sola, palla alla Barrero, Barrero vola e la mette dentro. Doppio vantaggio per Erice, 6-4 per la formazione piede. Ospite, fallo di piede di Andreani e quindi parte nuovamente possesso veloce. Di nuovo la Barrero da sola, prende un fallo, ci sono 2 minuti adesso di esclusione, giustamente 2 minuti per De Angelis. Prende il break la AC Lifestyle Handball Erice con la Barrero, grande giocatrice devo dirlo, perché è veramente una ragazza, capitano dell'Uruguay, non molla mai veramente, va, è molto concentrata, una professionista. Sì, esatto, due minuti di sbandamento per il Leno e infatti vantaggio, triplo vantaggio, sì, adesso per dovrebbe, per Erice. Non hanno ancora messo al tavolo il, esatto, dovrebbe essere più 3 se non erro. Sì, sì, è più 3, 7-4. Mentre Leno parte di nuovo il Leno, viene chiuso dalla difesa, prende la palla, parte la Barrero di nuovo, Barrero da sola e ancora in sacca nel contropiede, andiamo su più 4, adesso andiamo su più 4, prende, chiama il time out la panchiera del Leno, Giovanni, sì, bravi, esatto, non molto contento in quest'ultima parte, in questi ultimi minuti, perché il Leno ha perso un po' di palle in più in attacco, è stato forse affrettato troppo e non è riuscito a tornare, oltretutto anche nell'ultima azione, come vedi, dovevano chiudere prima, è rimasta invece un po' indietro la giocatrice, ha lasciato ricevere in maniera pulita la palla alla Barrero. Sì, esatto, due minuti di confusione per il Leno che sono costati 4 gol sostanzialmente, quindi adesso un vantaggio per Erice di più 4. Sì, l'Erice ha registrato un po' la difesa che nella prima parte non riusciva a registrarla quando arrivavano un po' i terzini, si trovava un po' fuori tempo. E poi è entrata in partita Barreiro, sicuramente, come dicevi prima, giocatrice di assoluta qualità, che ha messo in difficoltà Leno su questa corsia sicuramente. Ripartiamo. Entra con un più 8-4. Sì, esatto. Il risultato, ricordiamo sempre, dal palazzetto di Leno. Sì, dal Handball Arena di Leno. 18 anni di storia la società del Leno, è una realtà, come ho sempre detto, importante per la pallamano italiana ed è sempre un piacere ritornare diciamo quasi a casa, ecco. Assolutamente sì. Fa piacere sempre sentire queste belle parole, mentre vediamo che è entrata in campo Francesconi, è uscita Kojic. Perde ancora la palla, parte la Barrero da sola, ha cambiato e la rimette dentro. Barrero scatenata, assolutamente scatenata, ha cambiato posizione e dalla parte contromano sta giocando dalla parte giocava parte forte. Anche senza la mano invertita è comunque pericolosa, insomma. Adesso De Marchi, sì, in posizione centrale. C'è la 2, 4, 5, quindi sono con giocatrice in meno il Sì, perché il De Angelis aveva preso, preso i 2 minuti durante il fallo, esatto, quindi ha approfittato subito l'Handball Erice. Quasi sfondo, però chiama un 9 metri, fallo, la palla rimane a Leno. Sì. Sempre il possesso per Andreani, Costanzo. La palla in Leno, rubata palla, quasi rubata palla dall'indemoniata Barrero che non lascia un pallone in giro. Veramente giocatrice di assoluta qualità Barrero. Rientra in campo De Angelis, adesso finiti i 2 minuti. Sono finiti i 2 minuti, adesso sono tutte.
parità numerica ancora con Leno che cerca di costruire un'azione. De Angelis, c'è un passivo intanto chiamato dagli arbitri, cerca il tiro, devono andare al tiro perché devono andare al tiro, trova il gol sopra le mani della Iacovello, questa volta brutta posizione, non era posizionata, becca un gol da solo la Kernic, va solo a Benincase e segna da solo, aveva un... quasi... si era aperta la difesa con l'inserimento della Kernic, la Benincase ha trovato una voragine ed era tu per tu con la Ramazzotti, quasi un tiro da disperazione prima per San Andreani che ha trovato un gol e poi una difesa troppo leggera da parte del Leno in questa fase, non sta chiudendo bene, lascia troppi spazi, sono un po' in ritardo. Sì, sempre più 5 il vantaggio di Erice. Croce, arriva la Costanzo, va da sola, cerca l'ala, deve ricostruire di nuovo il Leno, rimane sempre imballata, tenta il Leno adesso con la parata della Iacovello, può ripartire il contropiede con la Barrero ancora da sola, vola la Barrero, pallonetto, traversa questa volta, gli nega il gol di nuovo, è stato salvato il Leno dalla traversa della Barrero, solita azione possiamo dire con Iacovello che lancia Barrero, una fase molto forte della C Lifestyle and Bolerice. Gira di nuovo la palla il Leno, ha cambiato la posizione del centrale, la Costanzo va a terzino destro, rubata la palla dalla Kernic in difesa, c'è un fallo, niente, si riparte con la seconda fase, parte veloce la seconda fase adesso con la Benincase che incrocia con la Krinic da sola, prende uno sfondo, parte il contropiede, niente, no. tentava addirittura la conclusione, la esatto, di beffare la Iacovello, non ha preso la porta, da portiere a portiere ci ha provato ma niente da fare. Krinic pensava di aver ricevuto un fallo, invece hanno dato uno sfondo, non è molto dell'idea. No, esatto, non sembra della stessa idea degli arbitri. E continua il giro palla di Erice, adesso ritmi che si abbassano giustamente perché stavano andando veramente a mille le ragazze. Solo un bellissimo taglio della Losio che si è trovata a ricevere un pallone dalla Barrero, a tu per tu non ha sbagliato con la Ramazzotti. Primo gol dell'ex quindi per palla Losio. Palla persa del Leno. Leno sta sbagliando tanto, di nuovo il contropiede sulla Barrero che vola da sola e la rimette dentro nuovamente. Bellissimo lancio da parte del capitano, la Benincase. Barrero indemoniata. Sì. Prima fase molto forte dell'Erice che non molla, difesa attenta. 12-5. Sì, vantaggio che adesso... Break importante. Vantaggio che adesso si fa veramente pesante e il Leno ha avuto veramente un momento di difficoltà che ha pagato carissimo. Un momento che Leno deve un attimo riorganizzarsi, riorganizzare le idee. Deve organizzare il Leno immediatamente, deve riorganizzarsi in attacco, avere la calma per attaccare. Sta rischiando di perdere troppe palle e rischia di non essere in partita, di allontanarsi troppo dal match. Dovrebbe rientrare, dovrebbe un attimo riorganizzare un po' anche l'attacco. E in modo particolare anche la difesa. Sì, esatto, difesa. Pallone ancora rimasto sfondo, prende uno sfondo la Kernic. Allora ha aspettato questo sfondo. Riparte subito la Piz che fa passi. Anche lei un errore. Nuovamente possesso per Leno che adesso riparte, prova velocemente a ripartire De Angelis. De Marchi, ancora De Angelis. Francesconi. Sfonda questo è uno sfondo incredibile. Fischiato lo sfondo a Kocic. Anche a Leno, troppa fretta, troppo buttarsi dentro senza ragionare. Sì, sicuramente un Leno che deve registrare la fase difensiva. No, deve e anche... Anch'io sono d'accordo con te, penso che in difesa deve coach Bravi deve per forza intervenire e in attacco deve ragionare un attimo di più. Esatto. Non questa fretta. Perché sono palle pesanti, palle perse che non van bene. Bella palla. Palla rimane in attacco all'Erice. C'è stata quasi una contesa
con il pivot. Gira, esatto, giro palla di Erice, ancora c'è proprio il capitano, finta di Benincasa. Bellissima finta della Benincasa, su incrocio va da sola e la mette sulla sinistra della Ramazzotti. 13-5 per la C Lifestyle Handball Erice. Riparte Leno, fischiato nuovamente un'infrazione di passi e quindi ancora Erice che riparte. Coppola tu per tu con Ramazzotti, erroraccio di Coppola. Errore che di regola la Coppola non fa questi errori. Quindi un po' di super, un po' di troppa sufficienza forse a questo tiro e quindi niente, è andata sul palo e ha perso un'occasione. Riparte ancora Lino che deve sicuramente accelerare un po' i ritmi adesso se vuole rientrare, provare a rientrare in partita prima della fine del primo tempo. Continua il giro palla del Lino De Angelis, adesso in posizione centrale Andreani, Kojic. Ottima la difesa di Erice, viene fischiato un fallo però. Bella difesa, grande chiusura da parte dell'Erice sul pivot, tutto da rifare per il Leno. Ancora possesso per le giocatrici in maglia rossa dunque. Anelli prova la solita giocata imbucata e viene fischiato ancora un fallo, sempre ai 9 metri. Ancora Andreani, palla dietro per Kojic. Invasione da parte del pivot che aveva ricevuto la palla pulita, quindi palla nuovamente alla C Lifestyle and Bolerice che riparte con calma adesso. Kernic, Benincasa. Ripartono le giocatrici siciliane. Ritmi sicuramente bassi, provano a ragionare. Chiede di aumentare un po' il ritmo Benincasa. Sì, Lerice parte con un po' di incroci con le ali, arriva la put da sola, tira un doppio appoggio, parato dalla Ramazzotti. Molto attenta la Ramazzotti, fa ripartire immediatamente il Leno, seconda fase del Leno veloce da soli, basta, rallenta, riprende da capo. Sempre veramente ottima la difesa di Erice che impedisce un attacco veloce di Leno e quindi tutto da rifare adesso, attacco più studiato da parte delle giocatrici di Bravi che provano a ragionare. Arrivano anche le indicazioni dell'allenatore per la propria difesa. Sempre Andreani con questo giro palla, finta della conclusione, passivo adesso, deve andare al tiro Leno. Fallo fischiato all'Osio e cartellino giallo anche per l'ex di oggi. Interrompono gli arbitri, chiedono di asciugare il campo, forse stanno verificando se il campo è stato asciugato. No. Fa riprendere gli arbitri il gioco. Parte 9 metri per il Leno. Si prova ancora il Leno. Sempre Andreani, il solito imbrocata per Pedrotti. Palla che in qualche modo arriva a De Angelis. Pedrotti, sempre De Angelis. Vedete l'ottima difesa di Erice che impedisce di andare al tiro al Leno. Ci prova De Angelis, tiro che finisce fuori. Tiro sbagliato, parte di nuovo il Leno, bella palla sulla Coppola che questa volta la mette di nuovo, niente, un palo, non vuole entrare il pallone per la Coppola, prende il palo e rimane praticamente in mano alla Ramazzotti. Illusione ottica del gol, sembrava che fosse entrata la palla, invece si salva Ramazzotti con un po' di fortuna in questo caso. Però dobbiamo dire bellissimo contropiede ancora lanciato dalla C Lifestyle Handball Erice. Sì, veramente un'ottima difesa e ottime giocate in contropiede in rapidità per la C Lifestyle Erice che ha messo praticamente in difficoltà sempre il Leno con queste giocate. Adesso arriva anche l'incitamento da parte della panchina siciliana. Trova una giocata un po' fortunata Costanzo. Brutto gol che prende la Iacovello, sono già due tiri bruttissimi che prende. Va da solo la Kienic, va la Benincasa, niente da fare, tira, non prende neanche il fallo. Riparte subito il Leno, ha la possibilità di accorciare le distanze. La Costanzo, niente, fallo da 9 metri e tutto da rifare per il Leno. Intanto siamo 13-6,
per la AC Lifestyle Handball Erice. Sì, vantaggio di 7 gol per la squadra ospite, che può sicuramente gestire questo finale di primo tempo. Adesso ancora il Leno che prova a manovrare. Costanzo, Andreani provano in velocità a farci la prova, palla che arriva a Costanzo, va al tiro, fallo fischiato. Prende 2 minuti la Benincase su un fallo sulla Costanzo. 2 minuti per il capitano della Civil Lifestyle Erice. Occasione per il Leno in superiorità numerica di poter accorciare le distanze. Sì, prova a sfruttare bravi questa superiorità numerica, entra in campo anche D'Ambrosio, nuovo acquisto del Leno in questa stagione, ed entra anche Anelli, che riceve palla proprio in questo momento e scambia con Costanzo. Sempre Anelli. Costanzo. Solito giro palla del Leno. Palla per Anelli che prova un'imbucata per Kojic, fallo. Ottima difesa ancora che chiude bene la C Lifestyle and Boleri, ci ha chiuso molto bene sul pivot, anzi sull'inserimento anche dell'ala. C'è un passivo che è fischiato, sfondo adesso che non fischiano gli arbitri. C'è la mano alzata, c'è un passivo per il Leno. Tiro forzato della Costanzo, niente da fare, ha sprecato un'occasione in superiorità numerica il Leno. Sì, anche in superiorità numerica non riesce a trovare il gol il Leno, e adesso time out chiamato dalla panchina dell'Handball Lifestyle Erice. Un attimo di recupero per le ragazze, indicazioni che arrivano da parte dei due allenatori. Quando mancano poco meno di 6 minuti alla fine della prima frazione, ricordiamo il punteggio 13-6 per la C Lifestyle Handball Erice, che ha sfruttato al meglio le occasioni, i contropiedi, e ha trovato un break importante che non sono più riuscito a colmare poi le giocatrici di Giovanni Bravi. Sì, hanno, ripeto, il Leno molto, come dice, molto affrettato nella fase offensiva, nella prima parte, diciamo nella seconda parte del primo tempo, e questo gli ha causato di perdere molti palloni, e quindi hanno dato modo anche alla difesa, poi alla buona difesa dell'Erice, di recuperare palle e partire immediatamente. È molto lenti anche a recuperare, perché in questi casi bisognerebbe, anche la difesa dovrebbe un po' recuperare, quella del Leno dovrebbe essere molto più aggressiva e molto più veloce, invece forse male maggiormente in difesa che in attacco, secondo me, in questo primo tempo per il Leno. Pronte a ripartire, riprende proprio in questo momento la partita con il possesso palla per la C Lifestyle Handball Erice. Intanto c'è stato un cambio nell'Erice, è uscito il capitano, oltretutto che ha i due minuti oltretutto del capitano della Benincasa, è entrata in campo la Natale. Sì, prosegue adesso il giro palla di Erice, sempre Kurnic che prova lo sfondo centrale, palla che arriva a Natale, sempre Kurnic. Adesso Barreiro cerca la difesa del Leno di opporsi all'attacco di Erice, Kurnic, Natale, scivola Natale e viene fischiato un fallo. Viene fischiato un fallo e tra le proteste delle... 2 minuti al numero 96 del Leno, ma francamente non ho capito neanche io perché gli hanno dato 2 minuti. L'arbitro sta indicando che ha praticamente spinto, non me ne sono accorto. Allibita anche Kojic, che si domanda come mai, però evidentemente hanno visto qualcosa i due arbitri. Su palla ancora per Barreiro, che penetra e trova un altro grandissimo gol. Barreiro in palla proprio e non sbaglia completamente, sta punendo proprio il Leno dalla parte l'ala. Nella prima partita le ali avevamo avuto problemi, abbiamo avuto la C Lifestyle and Bolerice con l'Ariosto, ha commesso moltissimi errori dalle ali, invece adesso
oggi a quanto pare si è ripresa, quindi va bene così. Sì, va sicuramente bene così per Erice, va un po' meno bene così per Leno, però continua la partita, sempre un vantaggio pesante per la C Lifestyle Handball Erice. Ottima difesa, ancora ottima difesa da parte del Leno. Intanto adesso si è ritornate praticamente tutte in campo, è rientrata anche la Benincase. Passi sul Leno, parte di nuovo il contropiede, ancora la Coppola da sola, va la Coppola da sola e questa volta gliela mette sulla testa, finta il tiro basso e lo mette sulla testa. Ottima giocata di Coppola, che aveva sbagliato a tu per tu prima con Ramazzotti, questa volta non si è fatta ipnotizzare dal portiere di Leno e ha trovato un bel gol, il gol del 15-6 quando mancano poco meno di 4 minuti alla fine del primo tempo. A uno femminile Beretta qui a Leno, stoppata, parte nuovamente in contropiede la Coppola da sola, questa volta tirerà forte e segna, ma ce l'aveva quasi presa la Ramazzotti, gliel'aveva quasi presa. Passa 16-6 il risultato per la C Lifestyle Handball Erice. Sì, vantaggio importante adesso di 10 gol con un altro gol di Coppola, sempre tu per tu con Ramazzotti. Ha provato a mettere una pezza il portiere di Leno, ma non c'è riuscita. Adesso ancora l'attacco di Leno, Costanzo fischiato un fallo e quindi ancora il possesso palla per Leno. È entrata anche la Bizzotto a posto della, chi è che è uscita? La Losio, esce la Losio, è entrata la Bizzotto che è un altro, è un pivot italo-argentina appena naturalizzata. Quindi per lei aveva già giocato un po' la partita. Primo tempo, parte la Barrero che viene sotto fallo, ruba palla, parte la Bizzotto, da sola la Bizzotto. Fallo 9 metri per l'handball Erice. Sì, si era lamentata Andreani per un possibile fallo in attacco non fischiato, è ripartita Erice in maniera veloce e ha ottenuto un fallo che permette ancora di mantenere il possesso di palla. Sempre Natale in posizione centrale, Kurnic va al tiro e trova, questa volta la mette dentro a Kurnic alla sinistra della Ramazzotti, non ci arriva la Ramazzotti, 17-6. Veramente ancora un'ottima giocata della Kurnic, non ha potuto fare nulla a Ramazzotti. Prova il Leno a trovare almeno un gol per dare un po' di entusiasmo, poi un secondo tempo che si prospetta veramente difficile per la formazione di casa, sotto di 11 gol adesso. Andreani, solito passaggio dentro per Pedrotti e fallo fischiato. 9 metri, non riesce il pivot a prendere la palla, riparte dai 9 metri il Leno, parte con la Costanzo, attacca la Costanzo, risale l'ala, cercano di trovare spazi ma non riescono a trovare molti spazi, parte solo questa volta la Iacovello, chiude bene sull'ala il tiro dell'ala, grossa difficoltà del Leno che non riesce a segnare, si è fermato a quota 6. Palla di nuovo alla Barrero che la mette nuovamente dentro, un'area fischiata alla Barrero, quindi ha annullato il gol. Sempre 17-6, riparte il Leno. Sì, 17-6, in effetti Leno che anche quando arriva alla conclusione fa fatica a trovare il gol, non in questo caso con il primo gol in partita di D'Ambrosio, uno dei pochi palloni toccati dalla giocatrice. 4 almeno sblocca dal risultato 6, si passa a 7, era tanto, è rimasto fermo il Leno, non riusciva più a segnare, trova un gol, trova il settimo gol. Sì, quasi 10 minuti credo senza segnare per il Leno, che torna a meno 10, sicuramente un passivo pesante in questa prima frazione quando mancano 20 secondi. Ancora il giro palla della C Lifestyle Erice, una ottima imbucata. La giocata della Bizzotto che con una mano si gira e la mette sulla destra della Ramazzotti sul passaggio della Natale. Bello passaggio, 7 metri, fallo della Benincase. No, 2 minuti alla Kurnic. 2 minuti alla Kurnic. Allo scadere proprio, 2 minuti alla Kurnic. Con il Leno che ha la possibilità di accorciare, va sul penalty la Costanzo. Sì, la Costanzo che ha già realizzato due rigori stasera.
può riportare il Leno a meno 10. Costanzo contro Iacovello, va Costanzo con le finte, Costanzo col pallonetto e trova un bel gol. No, un po' di confusione, gol che no, gol, deve ritirare rigore. Deve ritirare il tiro di rigore, ma il tempo è scaduto. La mette dentro alla destra di Iacovello. Non cambia il risultato, cioè non cambia il risultato del rigore da Costanzo. 18-8 quando finisce questa prima frazione, con la Chill Lifestyle Handballeri in vantaggio di 10 gol. Veramente un passivo importante che può sfruttare la squadra ospite nel secondo tempo.
Siamo tornati in diretta, sempre qui dall'Handball Arena di Leno, per il secondo tempo del match fra Leno e AC Lifestyle Erice. Campionato di A1 femminile, Beretta. E ha ripreso, riprende il gioco, secondo tempo, risultato 18-8 per la C-Lifestyle Handball Erice. Palla all'Erice, attacca l'Erice con la Natale, arriva la Bizzotto, ancora la Natale, cerca la Bizzotto, da solo la Bizzotto, risale sulla Benincase che risale, cercano di entrare da sole, palla alla... niente da fare. Un fallo che francamente non l'ho visto. Un fallo non l'ho visto, riparte dai 9 metri. Sì, c'era infatti un po' di proteste da parte del Leno, però comunque palla sempre nelle mani delle giocatrici di Erice, che provano ad andare alla conclusione con Barreiro. Parata di Ramazzotti e riparte il Leno, prova a ripartire in velocità, palla di Costanzo. Bel gol da parte del Leno che riparte con Lavagnini. E dall'ala la mette alla destra della Iacovello, accorcia le distanze in Leno, 18-9, palla nuovamente in possesso della C-Lifestyle Handball Erice. Cambia un po' le carte l'allenatore, il coach Milenko, fa giocare la Bizzotto a centrale, parte la Daniela, perde quasi palla, una palla magari rimane alla Barreiro che attacca da sola alla Barreiro. Va la Bizzotto, prende il palo, e tutto da rifare, palla a Leno che può accorciare nuovamente le distanze. Sì, riparte Leno adesso, chiede un fallo Costanzo che non viene ravvisato dagli arbitri, palla però sempre in possesso delle giocatrici in maglia rossa, fallo invece su Pedrotti o su De Angelis, non ho capito bene su chi era il fallo, comunque palla nelle mani di Leno. Rientra intanto la Körnig, Leno era con una giocatrice in meno, rientrata la Körnig. Sì, di nuovo parità numerica. Ha sfruttato molto bene il Leno la superiorità dove è andato a siglare due reti, adesso sono con parità, ma ruba palla di nuovo, ruba la palla la C-Lifestyle, De Bolerice parte, seconda fase con la Daniela da sola, perde palla, passi della Natale. Un po' di confusione da parte della Natale, già sono due palle che le perde. Sì, esatto, due palle praticamente perse in maniera identica da Natale. E quindi nuovamente possesso palla per il Leno, che potrebbe e dovrebbe sfruttare queste occasioni per rientrare in partita. Ci prova adesso con Andreani, che si fa anche male forse. Ancora Andreani in posizione centrale, prova a sfondare, non riesce. Palla rubata e fallo della Costanzo che prende un due minuti, forse no, non gli vengono dati, l'arbitro ci ha ripensato, no, forse sì, ha da 2-4, sì sono stati dati due minuti, non ho visto l'arbitro che aveva già segnalato i due minuti. Quindi superiorità numerica per la C-Lifestyle Handball Erice con il punteggio di 18-9 qui al palazzetto di Leno, a 1 femminile Beretta. Sì, prova di nuovo l'attacco la C-Lifestyle Erice, ottimo pallone di Natale, 7 metri che prende la Bizzotto, ottimo passaggio della Natale sulla Bizzotto a pivot e viene trattenuto il braccio, quindi 7 metri, va a battere il penalty la Natale contro la Ramazzotti, due italo-argentine, rigore sacrosanto, Natale con le finte e ottima parata di Ramazzotti. Ramazzotti che non si fa impressionare, la Natale tira un rigore, brutto rigore tirato da Natale perché l'ha tirato proprio sul braccio, quindi, ma brava la Ramazzotti che, come ripeto, dimostra sempre che ho fatto un'ottima scelta per il Leno. Giusto prendersi i propri meriti in questo caso. Adesso ci riprova il Leno, allora dopo la parata di Ramazzotti prova a trovare il gol che potrebbe portare a accorciare le distanze, niente da fare col tiro di Andreani che finisce alto. Brutto tiro da parte della... non c'era motivo di affrettare il tiro e infatti brutto tiro non ha portato a conclusione. Ci riprova allora la C-Lifestyle Erice che prova a sfondare centralmente con Natale e ottiene un fallo. Mi sa che ci sono altri... due minuti, sì,
a 2 minuti ancora per il Leno, si trova a giocare in 4. Prima non aveva sfruttato l'occasione il Leno prendendosi un rigore, ritorna al rigore, va la Barreiro questa volta al penalty. Barreiro contro Ramazzotti, mentre sono fuori sia Costanzo che Pedrotti, quindi sì, 4 giocatrici in campo per Leno. La Barreiro trova un gol senza finte, il gol del 19-9, credo dovrebbe essere giusto. 19-9, ha sbagliato il tavolo, sta correggendo. Ok, 19-9. Torna nuovamente in vantaggio il vantaggio di 10 reti per le giocatrici ospiti. Adesso il Leno con un ritmo basso. Dovrebbe il Leno adesso cercare di aspettare fino al limite del passivo. Ora è entrata intanto la Costanzo, quindi ne ha recuperato una giocatrice. Deve cercare di sfruttare al meglio il tempo il Leno, non deve forzare. Palla persa del Leno di nuovo, peccato. Parte la Körnig, c'è un fallo fischiato e quindi palla la Cilai Stylen Bolerici. Sì, ancora il possesso palla per le Nero Verdi con il capitano Bini in casa. Adesso Natale, il giro palla, Bini in casa, ancora Natale, sempre lo scambio, Natale penetra benissimo, prova una giocata. La parata della Ramazzotti che aspetta la Natale che si era trovata da sola e pensava di sorprenderla con un pallonetto, invece la Ramazzotti attenta. La Natale, molti errori da parte della Natale. Sì, che è apparsa anche un po' nervosa qui in questo caso con in un contrasto con la Costanzo, ma tutto rientrato. E allora palla per Leno che prova con De Angelis. Nuovamente perde la palla il Leno, riparte di nuovo la C-Lifestyle. Anche la C-Lifestyle, c'è stato un inizio molto bella palla sul bellissimo passaggio della Natale sulla Bizzotto, sul pivot che beffano la difesa e si trova tu per tu con la Ramazzotti e non sbaglia. Sì, si rifà delle giocate precedenti da Natale con un grandissimo passaggio che pesca il pivot e 20-9 adesso il risultato. Passivo che si sta facendo veramente pesante per il Leno. Andreani, De Angelis, Costanzo prova centralmente. Nuovamente intercettato il pallone, parte il contropiede con la Natale, niente da fare, fallo in attacco di nuovo della Natale che non arriva su questo un po' buttato, questo pallone della Körnig. Poteva amministrarlo molto meglio. Riparte subito il Leno, rubato nuovamente il pallone al Leno, troppi palloni persi dal Leno, un po' di nervosismo, dovrebbe un attimo, forse la panchina dovrebbe un attimo chiamare un time out penso da parte del Leno, perché c'è un po' di nervosismo, troppe palle perse del Leno. Per dare un attimo la calma prima che poi si allontanino troppo, insomma, per cercare di avere una reazione che per ora è più che altro una reazione nervosa e nient'altro. Sette metri, altri 2 minuti per il Leno, così non va. Sì, è netta difficoltà adesso per il Leno che appare molto nervoso. Sotto di 11 gol adesso dai 7 metri la Körnig contro Ramazzotti. Körnig senza finta trova un ottimo gol, non può nulla Ramazzotti, e quindi 21-9 adesso il risultato dopo poco meno di 10 minuti. Sta giocando il Leno tutto il secondo tempo, sta giocando sempre con un giocatore in meno, con una giocatrice in meno, e di sicuro questo non va bene assolutamente con la squadra che è già in difficoltà, quindi dovrebbe un attimo richiamarsi un attimo alla calma, fare un attimo in mente locale, perché sta volando via questo secondo tempo con moltissimi errori da parte del Leno. Sì, secondo tempo che ha ripreso sostanzialmente come era finito il primo, con il Leno in difficoltà, adesso prova a manovrare, cercare un varco nella difesa delle ospiti. Prova Turina a sfondare, lo scambio con Lavagnini, fallo. E ancora il possesso palla per Leno,
Andreani che torna in posizione di pivot. Fonda di nuovo, non riescono a passare, parte di nuovo il contropiede con la Barrero da sola e non sbaglia. Barrero veramente micidiale stasera, ho perso il conto dei gol. 22-9, ma veramente una spina nel fianco a tutti gli effetti per la difesa del Leno. Chiamata ancora l'attenzione da parte del capitano Benincasa, che non molla veramente di un centimetro. Prova adesso il passaggio. Ennesima palla persa dal Leno, poche idee, molto lenti e niente, peccato veramente. La vedo, devono rientrare in partita, fallo brutto sulla Daniela, 2 minuti, brutto fallo sulla Natale, e infatti l'avevo visto, altri due minuti, troppo nervosismo in campo per il Leno. Non è così che si cerca di rientrare in partita, le ragazze devono essere concentrate, devono capire che bisogna lavorare tanto e non è questa la strada per rimettersi, ecco. Di nuovo la Barrero da sola, passa benissimo la Benincase, non sbaglia, bel giro di palla, ala e va, vola la Cilai Style a 23-9. Sì, passivo che stava facendo veramente pesante, in effetti appaiono molto nervose le giocatrici di Leno. Time out adesso chiamato da Giovanni Bravi, che forse appunto per questo nervosismo e per la difficoltà delle proprie giocatrici decide di intervenire. Pronti a ripartire, entrano anche Tisato e Burgio, quindi le altre due ex della partita. Derby da tutti i punti di vista. Sì, veramente tante storie che si intrecciano stasera in questo match che appare totalmente a senso unico. Adesso prova la Turina, un'ottima palo, conclusione. Palo della Turina, però quantomeno ci ha tentato, il tiro c'era, e sfortunato anche il Leno in questa fase. Parte la Tisato da sola, va la Kernic, sola la Natale, mette sotto le gambe e allunga ancora la Cilai Style and Bolesci 24-9. La Ramazzotti un po' demoralizzata. Sì, giocatrici un po' demoralizzate e un po' nervose, sicuramente questo non fa bene al match. No, assolutamente no. Ci prova adesso Costanzo, ancora lo scambio con Turina. Fallo. Fallo della Tisato che attacca la sua ex compagna, la Costanzo. Si prova ancora Turina centralmente, Costanzo va al tiro. Parata della Nangano, pallonetto ed è gol da parte, parata della Nangano, abbiamo cambiato il portiere da Iacovello. Sulla ribattuta il pivot del Leno, non sbaglia, accorcia le distanze 24-10. Sì, trova un bel gol Pedrotti e nonostante l'ottima parata iniziale è stata poi beffata dal pivot. Adesso riparte la C-Lifestyle Erice, che sembra comunque
non mollare assolutamente. Il gol della Tisato che dai 9 la mette dentro. Ottimo incrocio, va da sola, va su, la difesa dell'Eno rimane ad aspettarla e niente da fare per la Ramazzotti. Arriva il secondo gol dell'ex dopo quello di Losio del primo tempo. Trova la marcatura anche Tisato. 25-10 più 15 quando siamo più o meno alla metà di questa seconda frazione. Andreani, Turina, ancora Andreani, cerca un varco, sempre siamo con Turina, va al tiro. Parata della Nangano, parte il contropiede, la Barrero non arriva, non arriva la Barrero, non arriva la Barrero, brutto lanciato male dal portiere, però ci ha tentato fino alla fine, quindi parla, è uscita la Ramazzotti, quindi parla Alleno che riparte nuovamente. Sempre il risultato 25-10. Quando mancano 16 minuti e 40, ancora un tiro sbagliato, parte di nuovo con la Körnig, parte sola la Körnig, appoggia sulla Tisato che non arriva, non capisce che doveva infilarsi, rimane larga, ma riprende con calma la Cilandri. Bel pallone alla pivot che la mette dentro la Bizzotto su un bellissimo passaggio della Körnig. Sì, questo scambio che ha fatto male in parecchie occasioni Alleno, non è veramente riuscita quasi mai a prendere le misure alla squadra ospite, la difesa di Giovanni Bravi. E adesso provano anche a parlarsi Costanzo e Andreani, cercano di trovare qualcosa, una strategia, una tattica che possa quantomeno riavvicinare le giocatrici dell'Alleno nel punteggio. Passi della Turina. Riparte nuovamente la Cilai Style, parte con la seconda fase, parte subito con la Krenic. Krenic da sola, arriva la Natale, da sola va dentro e si fa rigore, prende un 7 metri su una spinta della Costanzo. Brava la Natale che si è infilata molto veloce in mezzo alla difesa e va a prendersi un altro penalty. Batte la Tisato. Sì. Arriva da Tisato per questo tiro dei 7 metri. Tisato senza finte batte Ramazzotti 27-10. Risultato che si sta iniziando a far pesante per il Leno che non deve mollare, non deve assolutamente mollare. Dobbiamo per forza fare in modo che il Leno rimanga concentrato e continui a fare la partita. Mancano ancora 15 minuti, è lunga. Non può, stava rischiando di perdere ancora la palla e nella circolazione di palla il Leno. Da sola, parata della Nangano sul tiro dell'ala, era riuscita a smarcarsi l'ala del Leno ma ha trovato la Nangano che ha chiuso bene lo specchio della porta. Tutto da rifare, palla al Leno. Sì, aveva trovato un'ottima giocata De Angelis in questo caso, ma è arrivata l'ottima parata del portiere di Eric e adesso prova Costanzo a penetrare, sempre De Angelis, Andreani ancora, De Marchi, Andreani prova il passaggio dentro per Pedrotti, fallo su Pedrotti e nuovo possesso per Leno. Sì, intanto la Cilai Style ha cambiato, è entrata la Terenziana, è entrata la Marino, rimane la Tisato, c'è la Burgio, forza ancora il tiro in Leno, niente da fare, ecco questi tiri che non si devono fare in queste fasi, che sono palle che si danno. Bella palla, peccato la Terenziana sulla Bizzotto che non ci arriva. Riparte subito in seconda fase il Leno, spinge la Costanzo da sola, va da sola, passa all'ala e questa volta non sbaglia il Leno. L'ala da sola ben giocata questa volta la seconda fase da parte del Leno che ha smarcato l'ala e l'ha messa dentro. Sì, trova il gol d'Ambrosio, ancora questa una buona giocata del Leno che prova quantomeno a limitare il passivo. 27-11, sicuramente partita che è chiusa. Adesso ancora la Cilai Style Handball Erice, prova una penetrazione centrale, fallo, ha fischiato la difesa e possesso nuovamente per le neroverdi. A doppio pivot la Terenziani, quindi attacca con la Natale,
da sola, palla al pivot, bel gol nuovamente, bell'assist da parte della Terenzia. Viene dato un rigore, no, allora niente gol ma rigore, viene annullato il gol alla Bizzotto. E torna per il penalty la Burgio per far segnare l'altra ex del match, potrebbero così segnare tutte e tre, Burgio contro la sua ex compagna di squadra Ramazzotti, le finte di Burgio, e trova il gol anche Burgio, quindi tutte a segno le ex della partita, e risultato sul 28-11 per la Cilef Style Handball Erice. Mancano 12 minuti qui al palazzetto di Leno per la A1, campionato A1 femminile Beretta. AC Handball Erice 28, Leno 11. Nuovamente parata da parte della Nangano sul tiro del terzino del Leno. Riparte subito la seconda fase dell'Handball Erice con la Tisato. Va da sola la Daniela, cerca la palla sul pivot. Questa volta la Bizzotto era in aria, fischia l'invasione, riparte subito velocemente la Costanzo, ribalta subito il pallone dalla parte della C-Lifestyle, perdono quasi un pallone, si riparte tutto da capo, niente da fare, si riparte con la palla in mano al Leno, fa girare la palla il Leno sempre. Sì, solito giro palla del Leno, adesso pare abbastanza lento. Prova De Angelis centralmente, palla ancora per Costanzo che riesce a sfondare e trova un ottimo gol questa volta. Costanzo si fa male, però una giocatrice di Erice, Natale credo. Sì, la Natale rimane a terra, non so se è uno strappo oppure ha preso una botta quando è entrata la Costanzo, che l'ha toccata forse al polpaccio, non lo so. Sì, sembrerebbe più una botta al ginocchio, però appare molto dolorante Natale, che rimane a terra, speriamo non sia assolutamente nulla di grave. Invece il polpaccio, no, veramente vedo che toccano il ginocchio, indica dietro la giocatrice di Erice. Noi poi quest'anno, l'anno scorso la C-Lifestyle ha avuto molti problemi con le ginocchia e le giocatrici, abbiamo ancora la Ravaz, voglio ricordare, che sta recuperando per rientrare, che è stata operata al crociato, e quindi tanti auguri anzi alla Ravaz, che si sta impegnando molto, è quasi pronta, speriamo di averla già per novembre, è sicuramente un valore aggiunto per noi. E a questo Natale, punto però facciamo anche un in bocca al lupo alla Natale, credo, Natale, perché esce. Natale non è una di quelle che ama molto fare delle sceneggiate, è una giocatrice che non molla mai, è molto dura, quindi evidentemente deve avere veramente un problema, mi auguro che non sia il ginocchio. Sì, esce portata in braccio dalle proprie compagne di squadra, quindi sicuramente molto dolorante, speriamo e ci auguriamo sicuramente che non sia nulla di grave. Adesso viene messo il ghiaccio sul ginocchio, sembrerebbe, sì. Forse laterale, sì, forse, aia, non lo so. Esatto. Entrerà, farà i controlli, quelli di routine sicuramente, quindi se verrà allertato già direttamente il dottor Russo. E farà, vediamo di fargli fare subito qualche analisi. Va bene. Riparte quindi il match con il possesso palla sempre per Erice. Terenziani, palla per Tisato. Ancora Terenziani che va al tiro, difesa stoppata, di Pedrotti. Stoppata la Terenziani sul tiro quasi da ferma, quindi anche lei tira un po' velleitario, non deve forzare. La Putti, intanto è entrata la Putti in campo a posto della Natale, parte la Terenziani da sola, palla persa da Terenziani, parte il contropiede, lento a rientrare la Cilafista, bel paratona della Nangano che nega il gol alla Costanzo, bravissima la Nangano, palla, niente, fa ribattere il pallone che aveva perso il Leno, riparte quindi da un 9 metri il Leno. Bella parata della Nangano che chiude la porta. Riparte sempre il Leno, adesso quando siamo entrati negli ultimi 10 minuti del match, sempre il punteggio sul 28-12 qui a Leno. Prova De Angelis,
trova ancora D'Ambrosio. L'Ambrosio che non sbaglia, l'Ambrosio è folla, la sta mettendo proprio dentro ogni volta che riceve un pallone, quindi brava la D'Ambrosio che nella posizione di ala riesce a trovare l'angolo sempre estremo alla destra del portiere, con tranquillità la mette dentro. Parte la put da sola, si fa parare la put, aveva lasciato sul posto il difensore, tu per tu con la Ramazzotti, ma la Ramazzotti chiude anche la sala cinesca, come si suol dire, e nega il gol alla put. Sì, abbiamo visto due belle azioni da entrambe le parti, prima il gol di D'Ambrosio che veramente ogni volta che riceve palla riesce a segnare, sono pochi i palloni però ricevuti dall'ala. Dovrebbero giocarsela su quello proprio, dovrebbero cercare appunto il Leno capire, portare molte più palle dalla D'Ambrosio. Parti contropiede da sola la Bizzotto e la mette dentro, lento il Leno a rientrare, molto lento a rientrare, viene colpito in questo contropiede. Penso che l'allenatore Bravi avrà molto da lavorare in settimana, specialmente su questi rientri, perché non sarà sicuramente contento. Sì, grosse difficoltà difensive per il Leno, che va sicuramente in difficoltà su quasi tutti i contropiedi della C Lifestyle and Bolerice. Adesso fallo su Costanzo, ancora il giropalla di Leno. Intercetta la Bizzotto, gliela butta addosso la Tisato, bruttissima palla data, palla persa, peccato. Attacca la Costanzo, sbaglia anche la straniera del Leno, cercava di metterla sotto le gambe in uscita della Nangano e invece il pallone poi tocca a terra e va sulla traversa. Nulla da fare, riparte la C Lifestyle and Bolerice con la Puz, la Marino, giro palla con la Tisato, attacca la Tisato, va da sola e colpisce nuovamente la Ramazzotti alla sua destra. Bel gol della Tisato, prende la responsabilità e va da sola. Sì, 30-13 il punteggio, veramente passivo importante. Bel pallone, bel tiro fatto dalla Costanzo sopra la testa della difesa che non ha difeso bene, la Nangano non ci arriva e accorcia le distanze il Leno. Ruba la palla, la Terenziani dorme, la Costanzo va a rubare la palla e prende un 9 metri sul recupero di nuovo, sul recupero della Terenziani che si era addormentata su questo pallone. Molto furbescamente la Costanzo era intervenuta e poi però si è trovata a sandwich con la difesa che aveva richiuso, quindi nulla di fatto, si riparte con un 9 metri per il Leno. Sì, ancora il possesso palla per Leno che prova sempre a cercare un varco nella difesa del Nero Verdi con difficoltà. Ci prova adesso De Angelis, Andreani, Costanzo, solito giro palla costante delle giocatrici di Giovanni Bravi. Palla ancora per De Angelis, cerca D'Ambrosio. D'Ambrosio prova ad andare centralmente, Pedrotti, palla su Pedrotti, fallo. Ci sono 2 minuti per la Puz, prende 2 minuti la Puz sulla difesa, sul pivot, bello D'Ambrosio, una risaliva la D'Ambrosio, ha trovato il pivot da solo, l'ha servito e poi la Puz in ritardo ha commesso fallo, quindi rigore per il Leno, potrebbe accorciare con la Costanzo. Costanzo contro la Nangano. Pallonetto e beffa l'uscita della Nangano che gli è andata incontro saltando, quindi accorcia le distanze il Leno, quindi dovrebbe essere 30-16, giusto? 30-15, esattamente il doppio dei gol per la C Lifestyle Erice. Time out. Chiamato dalla panchina dell'Erice, Milenko Kliali ci chiama il time out a 5:30 dalla fine del match. E diciamo che la partita praticamente ormai è in gestione dell'Erice, che ha già messo il risultato, diciamo, già da un po' ha messo in cassaforte. Tutto sommato, diciamo, la partita è andata
male, devo dire, non molto bene per il Leno. Dovrà rivedere molte cose l'allenatore, penso in settimana. Sì, assolutamente, poche cose positive per il Leno e per Giovanni Bravi, a cui sarà richiesto veramente un grosso lavoro. A seconda sconfitta consecutiva, due sconfitte in due giornate, Leno che rimane a zero punti, mentre la Cilevisiai Handball Erice andrà a tre punti dopo il pareggio della prima giornata contro Ferrara. Oggi veramente strapotere fisico e tecnico per le giocatrici siciliane, che rientrano in campo adesso, come rientrano in campo anche le lenesi. Possesso palla adesso per Erice, con Terenziani che trova tisato ancora Terenziani. Bizzotto, continuo giro palla, adesso prova a aumentare l'intensità la Cilevisiai Handball Erice. Palla per Tisato che trova un'imbucata bellissima per Bizzotto e il gol ancora una volta con la solita giocata, la giocata che ha messo in difficoltà il Leno per tutta la partita. 31-15. Palla quasi intercettata, fallo che prende il Leno, ribatte da 9 metri e fa ripartire il Leno in attacco quando mancano ormai 4 minuti e 40 circa alla fine del match, sempre qui nel palazzetto del Leno per il campionato di A1 femminile. Beretta parte il contropiede della Cilevisiai Lamarino e si fa parare Lamarino il tiro del secondo portiere del Leno, che nega il gol alla Marino come primo gol in Serie 1. Parata questa volta la D'Ambrosio, riparte il contropiede, ricola Marino, prende palla la Marino e questa volta non sbaglia. E andiamo al 32-15 per il Cilevisiai Handball Erice. Anche la Marino, primo gol in Serie 1. Ottima e grande soddisfazione per la Marino sicuramente con il primo gol in Serie 1. E nuovo stop adesso. Riparte il match per questi ultimi 4 minuti. Possesso palla per Leno. Costanzo. Intanto il Leno intanto è rientrato nella Cilevisiai. Sono adesso la giocatrice che era fuori, la Puz. Quindi adesso sono pari, parte la Puz nella posizione centrale, Terenziani, Tisato, parte la Burgio e si fa parare il tiro la Burgio, la recupera la palla la Marino, va da sola, prende un 9 metri, brutto tiro della Burgio, non è riuscita a piegare, brava il portiere dell'Eno che ha coperto l'angolo e ha evitato il peggio. Va da sola la Puz, finta la Puz, il tiro va da sola e segna. Ottima giocata ancora dalla Puz. Ancora la giocata di Lavagnini. C'è un po' di confusione adesso. No, partiva subito, voleva partire il Leno immediatamente, ma non hanno battuto dal centro correttamente, quindi gli arbitri giustamente fanno ripetere e si riparte con la palla all'handball Erice. Gira la palla all'handball Erice con la Terenziani che si è spostata in centro, la Puz come terzino destro, Tisato a sinistra
in parte l'incrocio con la Terziali. Bel pallone sulla Bizzotto che sbaglia questa volta il tiro, non sperava in un rigore che non gli è stato dato, ha sbagliato, però ottimo passaggio ancora una volta sul pivot. Riprende il possesso pallalleno, prova a trovare un varco ancora, va al tiro. Parata nuovamente dalla Nangano, parte il contropiede, la Bizzotto troppo lungo, non arriva la Bizzotto su questo lancio della Tisato, non arriva la Bizzotto. Niente da fare. Un po' lenta ancora la Bizzotto, ancora un po' lenta, un po' in ritardo nella preparazione, ma sicuramente campionato molto lungo, quindi molte cose si potranno ancora rivedere. Abbiamo, questa è solo la seconda del campionato a uno femminile Beretta, quindi tante partite ancora da giocare, tanti allenamenti da fare, tante cose da rivedere e tante atlete che devono naturalmente raggiungere il livello giusto di preparazione. Sì, sì. Palla persa dell'Eno. Prenderà 2 minuti la Costanzo perché ha trattenuto la palla e quindi sicuramente prenderà 2 minuti. Come dicevo, infatti, come vedi, 2 minuti alla Costanzo. Non ha lasciato subito il pallone al fallo, giusto, gli arbitri hanno atteso che si rialzasse. Palla in mano alla C-Lifestyle quando manca un minuto alla fine della partita. Quindi possiamo andare ai saluti. Partita quindi finita per Costanzo. E adesso ultimo minuto di match. Con il risultato di 33-16. Parte l'Atisato, fa passi l'Atisato, non c'era motivo di andarsi a impugnare dentro, ma giusto così. Parte il Leno, tenta il tiro, stoppato, parte il contropiede, c'è la Marino da sopra, niente da fare, piede della Marino. Lancio lento da parte della Nangano, troppo lento, la Marino era troppo avanti, non riesce a fare sua la palla e quindi possiamo dire che potrebbe essere l'ultima azione qui al palazzetto di Leno, tra la Leno e la C-Lifestyle Handball Erice, quindi ultimo pallone che potrebbe sfruttare il Leno per accorciare, invece perde palla il Leno, parte di nuovo, sbagliato il contropiede. Mancano, ormai è finita, 5 secondi, ultimo possesso per Leno che andrà al tiro, va al tiro e palla che finisce fuori. Salutiamo tutti, ringraziamo chi ci ha ascoltato e in bocca al lupo per la prossima. Esatto, saluti anche da parte mia, ringrazio sicuramente Norbert che mi ha aiutato in questo match. E ricordiamo appunto finita all'Handball Arena di Leno 33-16 per la C Lifestyle Handball Erice, che va a quota 3 punti adesso dopo il pareggio della prima giornata, mentre rimane a quota 0 punti il Leno che incassa la seconda sconfitta consecutiva. Arrivederci a tutti e ci vediamo fra 2 settimane qui a Leno.